partirà di lì, io andrò sempre a piedi d'ora in poi. Hai visto come volavo bene? Tienimi d'occhio, Guffetta, così impari le mie acrobazie. Cosa? Ma se stavi per cadere? Sì, sono grande a bordo di questa meraviglia. Il fatto che so volare ci aiuterà. Tu voli? Non dimentichi qualcun altro che sa volare. Andiamo, ragazzi. Volando potete entrambi aiutare la squadra. Bravissime, falene. Basta giri in mongolfiera per quei bambini sciocchini. Ora il pallone lunare è solo mio. Voi due fate la guardia. Io piomberò su di lei e prenderò la mongolfiera. Questo piano richiede abilità. Niente paura, lasciami fare. So volare bene, per me sarà molto facile. Davvero? Ragazzi, non litigate. Potrei prendere io la mongolfiera usando il super gecko mimetismo. Mimetizzarsi è forte, ma non quanto volare sul mio monopattino. State a vedere. Ehi, Lunetta, restituisci la mongolfiera. Oh, è arrivato il micetto. E così rivuoi la mongolfiera? Bene, prego. Prova a prenderla. È tutto ok, ce la faccio! Ora il micetto va a fare un bel giretto! Oh no! Cos'è successo al lampione? Usa la tua vista, Guffetta. Forse c'è un malvagio. Gecko! Ti credevamo un malvagio. Io volevo soltanto dirvi che Lunetta è andata verso la scuola. Perché non hai usato i super comunicatori? Ho pensato che vi servisse aiuto. Non guarirai mai da quel super raffreddore se non resti al caldo. Io... Lo so, torno alla base. Ok, noi invece andiamo alla scuola. Avvisaci se vedi qualcosa. Falene nelle vicinanze, significa che c'è Lunetta. Ma è proprio qui fuori. Dovrei avvisare gli altri. Però se la seguo, posso scoprire che stanno tramando. Sì, questa è l'idea migliore. Ehi! Devo seguire quella farfallina e mi porterà dritto da Lunetta. Aspettami, farfallina! L'allarme del visualizzatore, scopriamo che succede. Wow! L'avete visto? Che cos'era quel raggio di luce? Secondo voi può essere collegato al telescopio scomparso? Dai, andiamo a dare un'occhiata! Alla Jack Mobile! Quello sul laboratorio è il telescopio scomparso.
Vediamo subito. Padrone, hai ospiti. Ah, i pigiamasks! State cercando un telescopio, per caso? Perché lo hai rubato, Romeo? Non è una cosa ovvia. Ne ho bisogno per il mio laser spaziale. Laser spaziale forte? Eh? No, volevo dire, che stai combinando? Ho intenzione di incidere la mia immagine sulla Luna. Sulla Luna? E ho scelto questo profilo. Andrà tutto bene, Gufetta. Sei con noi ora. Gatto Boy, Geco! Vi chiedo scusa, volevo solo dimostrare quanto sono brava a giocare a calcio. Ma questo lo sappiamo già, Gufetta. E saresti stata ancora più brava se avessi passato. È vero, è un gioco di squadra. E noi siamo una squadra. È il momento degli eroi! Ah! Dobbiamo far uscire Gufetta da questa palla lunare. Perché non la facciamo esplodere? Con qualcosa di molto grande e appuntito. Che ne dite del pennone che è davanti al museo? Geco, fa rotolare la palla! Gatto Boy, tu va davanti e guidalo! Dove sono le super pigiapesti? Sempre dritto, un po' a sinistra, attento al... lampione! Ha! Palla lunare, torna qui! No! Ehi, perché ci siamo fermati? È per il Luna Magnete. È troppo potente! Ci sono! Dobbiamo fare il gioco di squadra! Geco, usa i tuoi super muscoli! Gatto Boy, la tua super velocità! E io il vento delle ali di Gufetta! Sì, ottimo lavoro, Pigiamasks! Aggeggio inutile! Ora facciamo esplodere questa palla! Muscoli da Super Geco! Facciamola rotolare il più veloce possibile, ragazzi! Sì! Che state facendo? No! 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 Sì! Oh, il robot brutto e cattivo ha fermato la corsa del povero amicetto! Lega questi due! Tranquilli, la mia rovesciata vi salverà. Ma quella non è una vera mossa da supereroi, è solo un fumetto. La bella saetta e il calcio distruttore. Che velocità, Gufetta. Ora finirai nel cassonetto dei rifiuti, robot. No, lasciami andare. Oh no, quell'inutile rovesciata. Gufetta, va tutto bene? Sì, ma mi dispiace. Perché volevo diventare come la bella saetta? Io sono Gufetta. Romeo ruberà i libri più preziosi della città. Li ho già presi e presto saranno pieni di mie fotografie. Veloci, seguiamolo. Prendiamo la gattomobile. D'accordo, ma questa volta userò i miei poteri da Gufetta. È il momento dell'eroe! Perché ha ancora il libro della bella saetta? Vista, Gufetta! Allora, mi ha detto un uccellino che tu sei... laggiù! Gattomobile, sparisci! Tempismo perfetto! Ecco, andate dietro a quei due alberi e tendete la corda! E che sia molto bassa! Per fermare Romeo, prima dobbiamo riuscire a fermare il suo robot! E adesso, Gufetta? Adesso la fantastica Gufetta userà i suoi fantastici superpoteri. Prima, le ali da Super Gufetta. Poi, la vista Gufetta. Yuhu! Romeo, guarda! Non hai ancora rubato il mio libro preferito! Come? Prendilo, robot! Devi metterci più impegno, Ron! No, no, no! Ora posso riprendere a riempire la cisterna con altre nuvole! Potere lunare! Crea più nuvole! E mettile nella cisterna! Gatto Boy! Aiutaci! Devo riuscirci! Non sopporto l'acqua, ma sopporto ancor meno deludere i miei amici! È il momento dell'eroe! Super Gatto Velocità! Sto arrivando, Pigiamasks!
Correndo più veloce della luce, il fantastico Gatto Boy crea un vortice sotto le nuvole, costringendole a seguirlo. Come? Ehi, che stai facendo? Se devo bagnarmi io, Lunetta, tocca anche a te. Ah, sono zuppa! Fermo! No! Preso! Ora devo solo invertire il funzionamento. Ehi! Sì! Funziona! Wow! Jacko, aiutami! Tiriamo fuori le nuvole dalla cisterna! Bene, Gatto Boy! Muscoli da Super Jacko! Ecco fatto! Le nuvole sono sparite! E abbiamo salvato il sole! Ridammi questo! No! Fiori? Ma non li ho portati! Non c'è problema! Super Gatto Velocità! Non puntate il dito contro di me! Voi dovreste fare quello che dico io! Adesso prendeteli! Eh? Ok, Super Pigiamini, convinciamo le farfalle in modo gentile. Ciao, farfalline! Volete volare con me? Coraggio, venite! Guardate quanti bei colori, farfalle! Andiamo, ve li mostro tutti! Cosa? Questo vi piace? La gentilezza? Sì, esatto, Lunetta. E voglio provarci anche io. Mi dispiace tanto per poco fa, credetemi. E vi ho portato questo bel mazzolino di fiori. Ecco. Vi prego, seguiteci. Sì, brava! Bravissime farfalline, grazie! Il mio lunamagnete si è inceppato! No! Ferme! Farfalle! Non andate con loro! Falene! Dove siete? Falene! Che cosa state aspettando? Prendeteli! Insomma, vi ho dato un ordine! Stupidi insetti buoni a nulla! Volete venire anche voi? Ci fa tanto, tanto piacere. Sì, e vi prometto di essere educato. No, 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 no! Non ho più aiutanti, sono sola! Così non vale! In fondo, però, un po' mi dispiace per Lunetta. Che vinca il supereroe migliore! Guardate la mia abilità in volo! Bella! Ma ora guardate la mia super presa rettile! Oh, sfigurano davanti al mio super gatto pazzo! Ehi! Ehi, così non vale! Nanna, nanna, nanna! Ah! È ora che il gatto si faccia valere. Super Gatto Velocità! Muscoli da Super Jacko! Ehi, neanche questo vale. Super Gatto Balzo! Ecco, così si vince. I miei superpoteri si sono dimostrati migliori. Niente affatto, i miei superpoteri erano più spettacolari, vinco io. Direi che i miei superpoteri sono i migliori e vinco io di nuovo. Nessuno è paragonabile a me. Sono Guffetta la vincente. Eh? Jacko? Gatto Boy? Gatto Boy? Oh no, Lunetta li ha catturati. Oh, se solo non avessi cercato di batterli, saremmo ancora tutti insieme. Ehi! È il momento dell'eroe!
Grazie, Super Pigiapesti! Guardate con quale velocità consegnano i miei giochi! Ehi, Lunetta! Le falene sono in gamba! Ma scommetto che non ce la faranno a portarti il giocattolo più grande di tutti! Quel gigantesco T-Rex! Come? È facile! Basta che le faccia andare tutte insieme e me lo porteranno! Fermati, gattaccio! È ora di entrare in scena! Ma che fai? Ti schianterai! A meno che non sia un altro trucco! E infatti... Gufetta! Tranquillo, sto bene! Sono stanco di possedere una sola voce dei Pigiamax. È ora di prenderle tutte e tre. No! Sto perdendo la voce! Sto prendendo anche le... Significa che Romeo il genio ha tutte le nostre voci? Certo, lui è fantastico! Ma noi no! Senza le nostre voci non saremmo mai in grado di comunicare tra noi per sconfiggerlo. È tutto perché Jack non ha ripreso la sua voce quando poteva. R-O-M-E-O Romeo! Oh, che cosa, Jacko? Oh! Tu pensi che sia il momento dell'eroe? Nei tuoi sogni, sciocca lucertola! Immagino tutte le malvagità che potrò fare con queste voci! E quelle super pigiafesti si prenderanno la colpa! È persino più geniale di quanto pensassi! Eh? Perché si è fermato? Forse c'è un problema con il motore! Giriamo alla prossima scena. Non posso inseguire il ninja della notte e salvare anche Gufetta e Jacko. Mi ha incastrato. Gufetta aveva ragione. Arrabbiarsi non aiuta. Specialmente arrabbiarsi con lei e Jacko. È il momento dell'eroe e della calma mentale come il maestro Feng. Ops, strada sbagliata. Aiuto! Per tutti i reattivi! Gatto, vai per favore, aiutaci! Aiutaci, per favore! Tutto a posto, si cambia strategia. Super gatto a velocità! Poi resta calmo e segue il suo piano per salvare i suoi amici. Attento! Tranquilli, ragazzi. Gatto Boy è tornato. Calmo e rilassato, proprio come il maestro Feng. Super gatto a velocità! Capolinea per i passeggeri. Oh, che cosa incredibile! Grazie, ci hai salvati. Di nulla. Mi dispiace di essermela presa con voi prima. Sono stato davvero ingiusto. È tutto a posto. E il vero gatto poi è tornato. Grazie, ragazzi. E ora ho un'idea. Se Ninja della Notte e i suoi mini ninja si arrabbiassero, potrebbero commettere qualche errore. Forza, Pigiamax! Prendeteli, robot! È il momento dell'eroe. E adesso voi potete aiutarmi. Super gatto a velocità! Aiutarmi a battere Romeo vestiti da supereroi sarà più divertente! Amaya diventa... Gufetta! Greg diventa... Jacko! Pigiamax! Dobbiamo arrivare al supercomputer di Romeo. Se blocchiamo lui, blocchiamo i robot. Su, facciamolo! Eh? Va ad aiutare gli altri robot, Robo Gatto! No! Serpenti simulanti!
Oh no, quali sono i veri Geco e Gufetta? Io sono la vera Gufetta. Gufetta. Io sono il vero Geco. Sono io. No, io. E adesso che fai, micetto maciosetto? Non riuscirai a distinguerli. I robot avranno anche i superpoteri, ma non sono amici come lo siamo noi. Gufetta, Geco, prendete! Sì, ruota calciante! E giravolta turbinosa! Eh? Visto, Romeo? Io so chi sono i miei amici. Pronti per la mossa speciale? Yeah! Fermali! Qualunque cosa vogliano fare, fermali! Sì! Preso! Oh! Ops! Aspettatemi, ragazzi! Oh, ma che succede? Oh! Gatto Boys! Presa! Grazie! Dille ciao ciao! Mini Ninja, non fate cadere la mia torta! Peccato, Super Pigiamini. Quella torta è mia. Ciao! No, aspetta! Che cos'altro vorresti? E se facessimo un altro gioco? O forse stavolta hai paura di perdere? Paura? Bene, allora facciamo il gioco delle sedie e chi vince avrà... Wow! I palloncini del maestro Feng, splendidi! Mi faccio eliminare al primo giro, così posso riprendermi la torta. Voi tenete impegnato il ninja della notte. Insomma, non dovete vincere. Palloncini, palloncini! Va bene, Gatto Boy! Sì, d'accordo. Aia! Allora, quando la musica si ferma, ognuno di noi dovrà sedersi qui, se trova la sedia. Musica! Sei eliminato. Oh, ma com'è possibile che sono così sfortunato? Non batterai mai il ninja della notte. Super presa retile. Giochiamo. Incredibile, è Cameron! Sì, è sonnambulo. Dorme, però è come se sognasse di andare in giro. Dobbiamo riportarlo a letto. Sì, ma senza la tua super velocità e le mie super ali. Se lo svegliamo potrebbe subire un trauma. Sì! Yuhu! Restituisci le marionette, Lunetta! Ah, neanche per sogno, Lucertolino! Falene, fategli vedere di che siete capaci! Ehi, non è divertente! Sì, invece, è il miglior teatro delle marionette che abbia mai visto! Wow, cosa... Complimenti, Lucertolino! Allora, ecco aiuto! Il piano. Geco? Geco, tutto bene? Sì, ma prendi le marionette. Super Pigiamini, salvataggio! Super Gatto Velocità! Prendeteli! Vento da Super Gufetta! Falene, che state facendo? Ben fatto, Super Pigiamini! Le marionette sono salve? Sì, ma Cameron no! L'abbiamo lasciato solo! Pensavamo che fossi in pericolo! Chi è Cameron? Io volevo solo recuperare le marionette! Ma che ci fa Cameron da queste parti? Chi è Cameron? È sonnambulo! Chi è Cameron? Dobbiamo riportarlo a casa! Sì! Ha bisogno di aiuto più delle marionette! Chi è Cameron? Prendiamo la Geco Mobile! O il Gufaliante, così vedremo lo Squalabus dall'alto! O la Gatto Mobile, così ci muoveremo super velocemente e lo raggiungeremo in un attimo! Non posso scegliere io oggi? Così vedrete che anch'io so farcela da solo! Non pensiamo che tu non ne sia capace, Geco! È solo che...
Va bene, d'accordo. Prendiamo la Geco mobile. Alla Geco mobile! Ehi, questo stavo per dirlo io. Scusa, Geco, io volevo solo aiutarti. Grazie, ma non ho bisogno d'aiuto. La forza, la collosità e il mimetismo della Geco mobile sono tutto quello che serve. Ma i super pigiamini si aiutano a vicenda! Tenetevi forte! L'abbiamo perso. Forse con la gatto mobile saremmo riusciti a raggiungerlo. O se avessimo preso il gufaliante avremmo potuto seguirlo dall'alto. Udito gatto! Vista gufetta! Oh, serpenti sibilanti, ci deve pure essere qualcosa alla mia portata. Luci in movimento verso la piazza principale. Va bene, posso seguirle. Aspetta, Geco! Gufetta, seguilo in volo. Io vi raggiungerò con la mia super gatto velocità. Super mimetismo della Geco mobile. Vattene via di qui. Gatto Boy, non puoi mandarlo via così, è spaventato! Ma è necessario, se c'è un mini ninja significa che il ninja della notte trama qualcosa. Bisogna uscire e dargli la caccia! Al gufaliante! Troviamo il ninja della notte! Super vista gufetta! Io non vedo niente! E tu, Gatto Boy? No, non vedo niente, neanche io! Tu! È venuto con noi! Tu non dovresti essere qui! Sono sicura che vuole solo il nostro aiuto! No, per ragioni di sicurezza devo cacciarlo fuori di qui! Non agitarsi finché non atterriamo. E deve mettere la cintura. Geco, tienilo sulle ginocchia. Lo tengo io, tanto per essere sicuri che non combini altri guai. Oh no, è meglio se lo dai a me, Geco. Ecco, ci siamo. Siete contenti ora? Avevo ragione, ci ha fatto precipitare. Jackie Guizzanti, Gatto Boy, sei tu che ci hai fatto precipitare. Vattene! Gatto Boy, ti dico che ha bisogno di aiuto. Ha distrutto la base e ci ha fatto precipitare. Perché aiutarlo? Vai, vai! Bene, bene. Il ninja della notte! La 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 la. Sembrerebbe quella sciocca lucertola. Oh no, Geco! Tu prendi questo, gallina! Super gatto velocità! Restituisci subito quel microfono, lunatica sciocchina! Ho la coda bloccata! Mai! Io non posso andare al concerto di Jayden Houston! Così non ci andrà nessuno! Col microfono dorato io faccio quello che mi va! Presto! Seguiamo Lunetta! Aspettate! Ho bisogno di aiuto con la coda! Io voglio quel biglietto! Ti aiuto? Però lo voglio anch'io! Muscoli da Super Geco! Ti senti bene, gufetta? Sì,
Bene, allora chi vuole aiutarmi a prendere Lunetta? Io! Riesci a sentire qualcosa, Gatto Boy? Magari un uccellino che ti dice a chi regalare quel biglietto in più. È dura decidere, sì, perché siete miei amici. Che c'è lì? Fantastico! È il tuo pupazzetto della bella saetta! Oh, non puoi immaginare quanto l'ho cercata, ma... puoi tenerla tu se ti piace così tanto. Grazie, sei molto gentile. Oh no, non posso nascondere la giacobabile con queste uova sopra. Troppo tardi, devo farlo allontanare. Quelle uova sono per la frittata da Rex e io sono venuto qui per riprendermele. Ti riferisci a queste uova marce? Il mio marcintatore le sta guastando tutte, così puzzeranno tantissimo quando le lancerò. Ma che puzza! Molto presto dovranno chiudersi tutti dentro casa per sfuggire alla puzza. E io avrò il potere! È meglio se scappi, zampe di lucertola! Super puzza in arrivo! L'ho seminato, però ora mi servirà la giacobabile per allontanarmi da questa puzza. Ma dove l'avrò lasciata? Jacko! Che puzza! Dobbiamo andare via da questo tanfo! Saliamo sulla giacomobile! Ma dov'è? Non l'hai persa, vero Jacko? Ovviamente no! Ciao super pigiamini! O forse dovrei chiamarvi pigia puzzolenti! Il mio marcizzatore entra in azione! State pronti per la super puzza! Possiamo affrontare la puzza, Pigia Masks. Non abbiamo bisogno della giacomobile per fermare Romeo. Queste uova puzzano anche più di prima! Ma certo, micetto mocciosetto! Perché il mio marcizzatore le rende sempre più marce e puzzolenti! Sarà meglio metterci al riparo nella giacomobile! Sì, dov'è Jacko? Ma dai, non ce n'è bisogno! Nascondiamoci, tipo... qui! No, meglio qui! Anzi, è meglio qui! Oh, qua su!